velocità estrema. Guarda che bello il locker, eh? Ma dai, mi sembra quello di Mr. Bean quando deve chiudere la porta della mini minor. E quindi sto andando, dov'è che sto andando? Sto andando dove pitturano le auto, no? E vado a vedere, così vado a sentire il prezzo per dargli un nuovo colore all'auto, giusto così, curiosità, vediamo com'è, no? Nulla di che, vado a vedere. Nel frattempo devo portare il cofano del motore della Vespa, perché un fucking idiot mi è venuto contro un paio di giorni fa, e quindi devo portare il cofano a farlo raddrizzare e dipingere, e quindi andiamo un po' a vedere com'è. Dentro ho i fanali nuovi, non vedo l'ora di metterli. Spero questa settimana, al più tardi la prossima, finally di cambiare la marmitta, anche se però non ha buchi, non ha sfiati, però è totalmente da buttare. E così cambio anche i fanali, non metto quelli, i fanali, quelli, quelle lucine che ci sono lì davanti sul parafango, non voglio mettere quei LED modello Terminator Interceptor X-File, perché mi rovina un po' l'estetica della macchina. Preferisco tenere i fanali originali e al limite cambiare la lampada, perché in effetti non fa luce, non ha una grande potenza, si vede un poco, no? E allora let's see how it goes. Le ruote devo dire che tengono bene, soprattutto nelle curve. Quando fai la curva a una velocità un poco più sostenuta di quella di prima, non hai quel decentramento, capito? Perché le altre, essendo più alte, ti buttavano un po' fuori, invece con queste qua you keep the line. Però mi rovinano decisamente l'estetica della macchina alta, non è che mi piacciono tanto, però sono pratiche, sono comode, e per fare la strada che devo fare vanno bene. See you later. Sono le 7:30, 8, sono le 8, temperatura interna dell'abitacolo 28 gradi. Quel finestrino è chiuso, solo questo è aperto, perché mi dimentico sempre di aprire anche l'altro, e quindi l'aria circola relativamente. Il motore scalda alla grande. Allora, un Ferrari, dai, non possiamo competere.
Adesso ho solamente il finestrino abbassato. Attenzione. Beh, l'importanza del deflettore cambia tutto, eh. Senti come entra di qua. Di qua non entra, però entra di qua un casino di aria. Allora l'idea è quella, numero uno, di fare tutta la macchina. La vorrei fare modello Rusty, no? Come un vecchio Chevrolet americano ritrovato nel bosco, tutto pieno di ruggine, tra arancione, rosso, giallo, capito? Rusty. Rusty, ma non quella ruggine del metallo marrone, no, colorata, no? Appunto questo rossiccio ambrato tra un po' di giallo, no? Insomma, quando la ruggine viene fuori e non è il fungo che si è già mangiato tutto il ferro. Boh, quella è una possibilità di fare tutta l'auto. Però di sopra chi se la va a guardare, no? È una spesa eccessiva, anche perché se tu la fai di sopra, nessuno vede di sopra. Sopra poi va bene così. Quindi cancellata questa parte. Un'altra possibilità sarebbe quella di mettere sticker, no? Quelle coperture di plastica che rivestono il veicolo, e ce ne sono di diverse grafiche, ma questi sono painters e quindi niente, si può fare anche quello, ovviamente costerebbe di meno, però c'è il fatto che la macchina è molto ondulata, capito? È molto ondulata e quindi alcune parti non si sa se riescono a prendere proprio, insomma, l'aderenza, no? E quindi è un grande lavoro. Un'altra cosa è quella di, una volta che tu gli togli il colore esistente, non si sa quello che trovi sotto, ed è chiaro che sotto è tutto da rifare, e quindi la spesa lì aumenta. Un'altra possibilità è quella di fare spot, you know what I mean? Cioè, dove la ruggine è già venuta fuori, si possono creare degli spot allargando la ruggine, però fake, no? Cioè artificiale. Ecco, e allora stavo guardando su questa possibilità, cancellando sicuramente la prima, che mi verrebbe a coprire anche il sopra, e facendo appunto esclusivamente le parti che sono già venute fuori, allargarle, cioè scrostare, lavorare sotto nella lamiera, e dopodiché dipingerle modello Rusty, riprendendo un po' del colore esistente e poi ricreando la ruggine, you know what I mean? Ora gli mando delle fotografie che ho e vediamo dopo il da farsi. Non è una cosa che faccio adesso, e vediamo in quali tempi mi permetteranno di portare la soluzione, anche perché come prima cosa voglio fare le sospensioni, e quindi il colore mi viene proprio, you know what I mean, extra, giusto per dargli un nuovo look, no? E via.
anche perché questo colore così vintage mi piace, però con il tempo questo colore qua se ne va. Non so se avete visto le Watts militari che ci sono, a un certo punto si sbiadiscono, si perdono, no? È la stessa cosa di questa. Piano piano il colore è, come dire, evapora. E quindi niente, vediamo un po' come andremo a fare la cosa. E se questo è quanto. L'orologio del generale, li vuoi quei kiwi? Sto andando a ritirare la Watts con la nuova marmitta, sono molto emozionato. Beh, è tutta un'altra vita. Oh, sono a posto e via. Attenzione alla marmitta. Madonna boia. L'unica è riaccendere. Cazzo. Le viti? Bravo, grazie. No, presenze. Presenze? Anche queste? Questa qui era. Ottime. Ah, anche queste. Ecco, tutte le viti mi ha cambiato, erano tutte arrugginite, erano una cosa micidiale proprio. La sa. Modo! Che roba! È andata a comprare le cose. Si vedono pochino perché adesso è proprio il sole contro, però mi sembrano ottime. Senti che rumore? Bello, proprio, ok. Della Watts di Stranger Things. Attenzione. Hai visto? Anche dall'altra parte. Eh? Dai. Hai visto che lavoro che ho fatto? L'altro giorno ho tolto tutto quello scotch, no? Prima di portarla a fare il... la marmitta, e insieme alla marmitta me l'aveva già detto, ti cambio tutte le viti. Cazzo, erano una cosa impressionante, dai. Una arrugginita, l'altra a metà passa a treno. E quindi